Andrea Damante svela il vero motivo per cui è stato poco presente nello studio del Grande Fratello VIP. Grande Fratello VIP, perché Andrea Damante non è stato invitato a tutte le puntate del reality show? Perché Andrea Damante non è stato presente nello studio del Grande Fratello VIP per tutte le puntate della seconda edizione del reality show. Lo scorso anno la fidanzata Giulia De Lellis non ha saltato neppure un appuntamento, da cosa dipende questa differenza? Nessuno screzio tra la produzione e l'extronista di Uomini e Donne, come sussurrato dai più maligni. Né tanto meno una crisi tra Andrea e Giulia un anno e mezzo dalla scelta alla corte di Maria De Filippi. Ma, come ha rivelato Damante in una recente intervista, è dipeso tutto dagli autori che, per via dei numerosi concorrenti di questa edizione, hanno dovuto fare delle scelte ben precise. Invitare dunque alcuni parenti e fidanzati a discapito di altri. Nessuna crisi tra Andrea e Giulia per colpa del Grande Fratello. Quest'anno gli autori del Grande Fratello con tutti questi concorrenti hanno dovuto far saltare parti di scaletta. E poi con il casino di Jeremias prima e Cecilia poi il grosso del discorso si è concentrato su di loro e sui concorrenti che erano in nomination, ha spiegato Andrea Damante al settimanale Nuovo TV. Nonostante queste scelte autoriali, il giovane Dei Ai è riuscito a fare ben due sorprese alla sua fidanzata. Non ha potuto abbracciarla e baciarla, ma non sono mancati gli sguardi profondi e le rassicurazioni. Andrea si è dichiarato orgoglioso del percorso che la romana ha fatto all'interno della casa più spiata d'Italia. È straordinaria, sono molto fiero di lei, ha assicurato il ragazzo, felice pure della bella amicizia nata tra Giulia e la modella ceca Ivana Mrazova. Andrea Damante e le novità sul matrimonio con Giulia. Sono passati quasi due anni dalla scelta Uomini e Donne, ma Andrea Damante e Giulia De Lellis si amano ancora come il primo giorno. E non vedono l'ora di sposarsi. Anche se il matrimonio verrà celebrato entro un paio d'anni, la coppia intende prima stabilizzarsi dal punto di vista economico e lavorativo.